perché nessuno al mondo sa con certezza cosa significhi. Nessuno al mondo lo sa con certezza. Quindi tradurre Elohim con Dio è fantasia pura, totale, totalmente ingiustificata. Fantasia pura, totale, totalmente ingiustificata. Non so se tra il pubblico c'è qualche teologo, se c'è discutiamo. Ingiustificata. Questo termine è plurale. Il frutto di una elaborazione che si è distribuita nel corso dei secoli, che ha fatto sì che noi leggiamo un libro che non è quello scritto in origine. C'è scritta una cosa bellissima, c'è scritta che quando il capo di quelli lì, che là si chiamano Anunna o Anunnaki, a seconda che sia il sumero o l'accadico, quando il capo ha fatto queste assegnazioni, molti di loro erano contenti perché avevano ricevuto assegnazioni interessanti. Molti non erano contenti perché avevano ricevuto assegnazioni di scarsa importanza. Molti erano molto scontenti perché non gli era stato assegnato nulla. Là addirittura, in un testo che è il Manika Shastra, che significa trattato di aeronautica, sono descritti i tessuti di cui dovevano essere fatte le tute dei piloti. Sono descritte le diete stagionali che dovevano seguire i piloti. La fortuna è che quei testi là non sono finiti nelle mani dei teologi monoteisti e quindi sono rimaste così. Sono estremamente espliciti, probabilmente anche la Bibbia in origine lo era. Tant'è che quegli studiosi che dicevo prima che partecipano e che gestiscono quel progetto Bibbia scrivono, e di questo abbiamo documentazione nelle Bibbie che abbiamo in casa, che quando questi qui, col passare del tempo, quindi quando introducevano i concetti monoteistici che nella Bibbia non c'erano, ma perché loro dovevano, sacerdozio di Gerusalemme, autonominarsi rappresentante e quindi dominatore del popolo,